Saluto a tutti gli amici. Oggi faremo un tutorial sulle batterie al nickel cadmio che onestamente ne sappiamo poco. Quindi per caricarle bisogna dargli la giusta carica. Questo è un circuito che io adesso spiegherò. È inutile dire che queste benedette batterie, diciamo, sono abbastanza costose. E allora, se magari facciamo una ricarica e possiamo rovinarle. Io ho lavorato per voi e ho cercato questo circuitino che protegge anche la batteria quando è carica oppure se magari va in corto. Bene, come vedete qui entrerà 12 volt continui, questo è il polo positivo, questo è il negativo, e uscirà altrettanta tensione continua ma con valori diversi. Qui chi fa la parte del leone sono questi due transistor, questo è emitter follower, vabbè, questi LED sono puramente indicativi con questo e questo zener qui. Dunque, qui è semplice ed è idoneo questo circuito per i principianti e per gli hobbisti. E perché uno lo fa come lo vuole, si fa la scatoletta per le persone appassionate, insomma. Può essere utilizzato per caricare le batterie a nickel cadmio di diverse tensioni, da 2,4, 3,6 fino a 7,2. Eccolo qua, 2,4, 3,6, 4,8, 7,2. Addirittura se abbiamo a disposizione una batteria qui superiore a 12 volt andremo a 8,4 e 9,6, ma non ha senso. Quindi qui mettiamoci una batteria da 12 volt oppure un alimentatore stabilizzato da 12 volt o anche non stabilizzato, però stabilizzarlo è meglio. È in grado di proteggere la batteria in carica limitando la corrente e controllando la tensione. L'indicatore LED indica la carica, quello rosso, ossia sta in carica, e di carica completata quando si accenderà quello giallo. È semplice perché non dovete regolare nulla, dovete solo mettere delle resistenze e vediamo come bisogna fare. Corrente 50 mA. Allora, se abbiamo una batteria con 50 mA di 2, vedete che i colori sono uguali, di 2,4 volt, che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere una resistenza R2, questa da 47 ohm, mezzo watt, e D2, questo che è un diodo zener, dopo lo metterò tutto in descrizione, e D2 da 2 e 7. Quindi andiamo a caricare la batteria come sono le specifiche. Bene, se poi invece abbiamo una 75 mA, metteremo la resistenza R2 da 30, la resistenza sempre da 1/4 di watt, cioè l'R2, e la batteria è 3,6 e quindi metteremo lo zener da 3,9 e così via. L'avete capito il problema? In pratica questo si riferì, qui verrà collegata la batteria al nickel cadmio da caricare.
Ora io vi metterò, siccome non è complesso, quindi voi potete fare tutte queste combinazioni, potete mettere addirittura anche un commutatore rotante per fare tutte queste tensioni. Questo adesso avendo il circuito base, voi potete fare qualsiasi cosa alla vostra fantasia, senza rompere le batterie, perché quando l'ho acquistata la batteria che ho acquistato un 100 mAh ora, bene, ci vogliono questi componenti, 200 arriva fino a 500 mAh ora. Benissimo, a questo punto io vi metterò anche le piedinature di questi due transistor Q1 e Q2. Dunque, questa è una tabella che riporta le piedinature dei transistor, voi la guardate, e a secondo come è fatto il vostro transistor, perché naturalmente potete trovare contenitori diversi. Questo è il classico, è il TO18, e quindi questo ci avrà l'emettitore vicino a questo riferimento, base e emettitore, e così via. Quindi 1 è l'emettitore, 2 la base, 3 è il collettore. Fate riferimento a questi numeri. Adesso vi metterò i componenti, e poi concluderemo il video. Dunque, questa è la componentistica, sono quattro componenti, insomma, e quindi con questo chiudiamo l'argomento, e mi raccomando di fare le cose fatte bene, perché sono molto delicate le batterie al nickel cadmio, quasi nessuno le carica correttamente, compreso io, perché magari uno non si mette a fare il circuitino. Invece questo è interessante, perché il futuro sarà delle batterie al nickel cadmio. Amici, per me come al solito è stato un piacere intrattenervi. Iscrivetevi, mettete un like, io vi auguro una felice estate. Un saluto.